Grande festa questa mattina al centro trasfusionale Avis al Santa Croce di Fano per il raggiunto numero record di donazioni di sangue. L'importante traguardo è stato compiuto da Ivan Ceccarelli, 42 anni di Fano, che nella giornata di oggi ha donato per la sua 200esima volta. Iscritto sin dal 2000 alla sede comunale, sua nonna, Dalgisa Ceccarelli, è stata una delle pioniere dell'Avis Fano, insieme a suo padre Aldo, anche lui donatore. In questi casi, quello che si può dire è che la donazione loro ce l'hanno veramente nel sangue. Ivan, come ti senti dopo la 200esima donazione? Molto bene, sono molto contento e mi godo questo momento, come giusto che sia. Sono arrivato abbastanza in alto e spero di continuare in questa maniera, di proseguire su questa strada. Ringrazio Dio che mi ha fatto star bene di salute e sono molto contento, felice. E invece a quale età hai iniziato a donare? Era il 7 ottobre del 2000. Sono 19 anni fa, avevo 23 anni, non ho iniziato a 18, però comunque dopo ho recuperato il terreno perduto, ecco, ho iniziato una volta al mese e è andata bene, insomma. Grande soddisfazione dunque e grande fermento stamattina al punto Avis, un'occasione anche per ringraziare a chi da anni compie questi gesti in aiuto a chi ne ha bisogno. Ovviamente vogliamo riconoscere questo suo grande gesto di generosità e infatti abbiamo pensato di fargli una sorpresa. Lo vogliamo ringraziare a nome di tutto il consiglio direttivo per questo importante traguardo e ci auspichiamo che come lui tanti altri possano seguire il suo esempio così importante. Presente anche il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, che insieme ai collaboratori Avis, oltre a aver dedicato una felpa con scritto Super Donatore, hanno consegnato ad Ivan una pergamena in memoria delle 200 donazioni. E in questa occasione ho voluto indossare la fascia tricolore, che è la massima espressione quando un sindaco rappresenta la propria città, e penso che con questi gesti sia doveroso. Un bellissimo esempio di cittadinanza attiva, ma soprattutto un bellissimo esempio di sensibilità, e anche un invito a tutte le persone che ci guardano e che ci ascoltano a diventare donatori. Donare è un gesto gratuito, volontario, ma soprattutto è un gesto che salva la vita di un'altra persona. Io vi parlo, ma prima di aver indossato questa fascia, in questa mattinata sono andato anch'io a fare il mio buon esempio e a fare la mia donazione. Quindi questa occasione è per dire grazie ad Ivan, fargli complimenti, ma è anche un invito alle tante persone che possono farlo di fare un gesto straordinario, quello di donare il sangue.